Pjanic è un nuovo giocatore della Juventus. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo mio nuovo video riguardo appunto l'attualità, quello che è successo nel mondo del calcio, in particolare, visto che in moltissimi mi avete chiesto di fare questo video, oggi vi parlo di Miralem Pjanic che è passato dalla Roma alla Juventus. In questi giorni se ne sono sentite tante. Siamo passati dal l'ha venduto la società al è stato pagato con la clausola rescissoria al ha deciso lui di andare via. Bene, ancora non si è capito com'è andata veramente. Quindi oggi, onde evitare di ricevere vari insulti qui sotto, vi elencherò i miei pensieri in base a come è andata veramente. Quindi le due opzioni base. Uno, l'ha venduto la società, due, è andato via lui. Ha deciso la società. Ok, per quanto riguarda questa opzione, diciamo che sicuramente non la prenderei molto bene, perché intanto la Roma ci ha sempre abituato, da quando è arrivata la società americana, a fare un progetto tutto sommato udinese. E a me non è che dà fastidio quello. Sì, anche. Dà fastidio il fatto che in società abbiamo gente che Pallotta, prendiamolo come esempio, è uno di quelli che va in giro facendo il ricco. Perché ti dice abbiamo questo grande progetto, siamo una società ambiziosa, però poi quando al dunque per comprare giocatori, per saldare debiti, devi vendere i tuoi pupilli, i tuoi gioielli che hai in casa. E quindi è stato così per Marquinhos, è stato così per Lamela, è stato così per Benassia. Potrei andare avanti all'infinito, ragazzi. L'unica differenza con gli altri giocatori, per quanto riguarda Pjanic, è che io posso anche capire che tu comunque devi risanare dei debiti e tutto quanto, e quindi vai a cedere dei giocatori all'estero. Non posso invece capire che dopo 3 anni, 3 anni, perché quest'anno è arrivata terza, va bene, ha buttato probabilmente 5-6 mesi con Garcia, ma comunque dopo 3 anni di fatto che è la principale rivale scudetto della Juventus, e dopo 3 anni che proviamo a colmare questo benedetto gap con i bianconeri, tu gli vai a cedere Miralem Pjanic, che è il perno del centrocampo, che continuo o discontinuo ti ha comunque fatto vincere un sacco di partite. Insomma, il tuo fantasista per eccellenza, alla Juventus proprio. E allora c'è qualcosa che non va, no? Peraltro, adesso per carità, mi direte: sì, voi a Roma siete sempre bravi a lodare i giocatori dopo che vanno via, prima li insultate e basta. Allora, io intanto una cosa che voglio dirvi è di non generalizzare troppo, perché c'è una parte della tifoseria in grado di dire certe cose assolutamente non condivisibili, ma di questo ne parleremo dopo con calma, e una parte della tifoseria che invece magari è più coerente, perché la coerenza non è proprio una cosa che si compra, perché molti ce l'hanno. E quindi io con estrema sincerità vi dico che, dato le voci che davano lontano da Roma Nainggolan e Pjanic pochi mesi fa, o comunque uno dei due, io ho sempre detto: se dovessi scegliere preferirei partisse Pjanic, perché è vero che è un fuoriclasse, è vero che ha talento, però sono 5 anni che è a Roma, ti ha dimostrato che più di tanto non può dare, può anche partire lui. Non si può invece dire la stessa cosa di Nainggolan, che è praticamente l'anima, nel vero senso della parola, del centrocampo della Roma. Neanche a farla apposta, nelle partite in cui non ha giocato il belga, la media punti della Roma si è nettamente abbassata. E quindi, tutto sommato, non è scandaloso il fatto che abbiamo venduto Pjanic. La cosa che invece non posso mandare giù è che tu mi hai venduto veramente, e ribadisco il concetto, non la posso mandare giù, che tu mi hai venduto il tuo miglior giocatore del centrocampo a una squadra rivale, che sicuramente Pjanic manca a fare la pace, segnerà quest'anno proprio, magari non gioca nessuna partita, se rompe il crociato, rientra con la Roma, segna, poi può anche tornare in panchina, perché tanto lo so che va così. E veramente, ragazzi, se fosse andata così, io veramente non so che coraggio la società abbia ancora di parlare di progetto, di ambizione, perché veramente sembra che tutti ci stiano prendendo per il culo. Ha deciso Miralem Pjanic. Questa è un'opzione che con il passare dei giorni è sempre andata crescendo, diciamo, ovvero Pjanic è voluto andare via. Premetto una cosa: la Roma, in tutto questo, parlando della seconda opzione, c'entra relativamente. L'errore che la Roma fece non lo ha fatto adesso, ma lo fece, ascoltate bene il tempo verbale, qualche mese fa, quando decise di applicare a Pjanic una clausola rescissoria di 30 e qualcosa milioni. Ma comunque si parla di 30 milioni, cioè a 30 milioni ci hai preso i turbe, ok? E infatti, manca a farlo apposta, nella sessione di mercato estiva,
Arriva il buon Marotta in compagnia del suo presidente Agnelli, mettono questi 30 milioni sul tavolo della dirigenza della Roma, che a quel punto deve alzare le mani dicendo: mi avete inculato. E Pjanic può semplicemente, l'unica cosa che si può fare perché Pjanic non vada alla Juventus, è che il bosniaco decida: no, resto a Roma, sì, vado alla Juventus. A questo punto, lui cos'è che ha fatto? Ha deciso di andare alla Juventus. E per questo è stato bersagliato da tutta la tifoseria romanista. Si sono letti dei messaggi assurdi che non voglio neanche, non vorrei neanche ripetere, ma purtroppo per farvi capire ve li devo ripetere. Chi gli ha insultato la mamma, chi gli ha insultato addirittura la nascita, chi l'ha insultato direttamente sulla sua fanpage, chi l'ha fermato con la macchina, ci mancava solo che gli davano qualcosa sulla macchina, perché ho visto quando è uscito da Trigoria cosa è successo l'altro giorno. Tutto questo è assurdo, perché chiamare traditore un bosniaco che è a Roma da 5 anni e che decide per la sua carriera di voler andare a vincere qualche trofeo, che sia al Barcellona, che sia al Madrid, che sia alla Juventus, può benissimo andarci. Perché adesso vi pongo una domanda: se voi, io, qualsiasi persona che stia guardando questo video, andasse a giocare in Inghilterra, ok? Io tifoso della Roma, vado a giocare in Inghilterra al Chelsea. Arriva un'offerta del Manchester United. Che faccio? Non ce vado? Ve ne frega qualcosa o non ve ne frega assolutamente niente di un paese a voi sconosciuto? Il vero traditore non è il Pjanic della situazione che ha deciso di andare in una squadra rivale perché magari se ne frega, perché non tutti sono come il nostro capitano. Perché a volte l'errore, quando mi venite a dire Totti è un problema, Totti non è un problema. Il problema che viene messo attorno a Totti è che noi siamo abituati troppo bene, perché abbiamo una leggenda. Un uomo veramente con la U maiuscola in casa, Francesco Totti, che ha deciso di sacrificare una carriera. Non è andato a vincere a Madrid, non è andato a vincere col Milan, non è andato a vincere col Manchester, non è andato a vincere con nessuno. Ha voluto vincere, ci è riuscito in parte con la Roma, perché è tifoso di questa maglia. Ma non tutti possono essere così, ragazzi. Noi siamo capaci di rovinare giocatori come Ibrahimovic. Perché Ibrahimovic, se viene a Roma, tutti sappiamo come è fatto. Dopo 2 anni si rompe il cazzo, decide di andare in un'altra squadra. E che fa? Gli dici traditore, infame. Sappiamo come è fatto Ibra, non gli puoi di niente. Però noi saremo capaci anche di rovinare quel determinato giocatore. Quindi intanto abbassiamo la cresta. E poi il problema non è il bosniaco. Perché se l'avesse fatto De Rossi, se l'avesse fatto Florenzi, se l'avesse fatto un romano, posso anche capire questa cosa, e tu dici sei un traditore, vai nella squadra rivale. Quindi attenzione, perché spesso noi confondiamo il tifoso con l'oggettività, con l'obiettività. Sono due cose differenti. Premesso il fatto, ripeto, che a me dà fastidio da tifoso romanista che Pjanic sia andato a Torino, mettetevi invece nei suoi panni, ok? Mettetevi nei panni di un giocatore che non conosce la tradizione, che non conosce il posto, che non conosce. Uno straniero, regà, ma di che stiamo a parlare? Uno straniero che decide di andare a vincere da un'altra parte. Punto, basta, non mi venite a dire la società, perché se è voluto andare via Pjanic, la società non poteva assolutamente far nulla. Se invece la società ha deciso di vendere Pjanic, beh, a quel punto, ragazzi, alzo le mani, come ho detto prima, è veramente uno scandalo. Detto questo, il video giunge al termine. Spero che comunque il concetto sia arrivato, visto che molti mi hanno chiesto di fare un video su Miralem Pjanic, molti magari si aspettavano che lo insultassi pesantemente, ma non è così, perché per i motivi che vi ho spiegato. Quindi, ragazzi, ovviamente qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, passate in descrizione per tutti i link e social. Noi ci becchiamo con i prossimi video. E aspettate un secondo. Cazzo, pronto? Eh sì, ho saputo, guarda. Sì, ma come sono incazzato? Lascia perdere, guarda, mortacci, so, magari gli muore la madre.